Allora, Roberto Casula, questo ragazzo della zona qui di Cirras, è molto impegnato alla salvaguardia dell'ambiente e oggi qui di fronte praticamente a casa tua sono venuti un sacco di persone a manifestare la loro opposizione a questa centrale nucleare ipotetica che vogliono fare qui a Cirras. Io so che tu ti stai dando molto da fare anche insieme a Sardegna Nazione e ti chiedo, visto che sei il nostro ospite, di dirci che cosa avete intenzione di fare ulteriormente. Allora, innanzitutto noi siamo contrari a queste centrali nucleari perché sono sempre una piccola parte, diciamo, di tutto quello che potrà succedere nella nostra terra. Allora, il fiore all'occhiello delle persone che vogliono venire da noi sono sempre i posti di lavoro, le promesse dei posti di lavoro, perché comunque ci sarebbe sicuramente dei posti di lavoro per tante persone all'inizio, ma poi le conseguenze le dovremmo subire tutti noi sardi, tutta la popolazione sarda, perché non avremmo nessun vantaggio, non avremmo niente di niente da questa centrale nucleare, perché sarà sempre e solo una esclusiva di poche persone, degli oppressori che vogliono venire qua in Sardegna. Quindi non facciamoci ingannare da queste persone, da queste promesse, da tutto quello che vogliono fare, perché noi cittadini della Sardegna non la vogliamo questa. Noi siamo un'isola genuina dove ci sono i prodotti che tutti ci invidiano, prodotti sani, buoni e naturali, e non vogliamo che nessuno venga ad occupare la nostra terra, la nostra isola, con paleoliche, con qualsiasi fonte di energia che non sia di vantaggio per la popolazione della Sardegna, per noi sardi soprattutto, perché noi viviamo in un popolo, non dobbiamo farci sottomettere da nessuno con delle promesse che poi non verranno mai mantenute, anzi che andranno a svantaggio della popolazione sarda, dei nostri figli, del nostro futuro, della nostra isola. Quindi. Grazie Roberto, sei stato molto gentile, ti incoraggio a continuare su questa strada, poiché vedrai che tutti noi che siamo sensibili saremo al tuo fianco a difendere questo territorio. Grazie. Grazie. Grazie.